io non, di verità non commento più sti nomi perché ne hanno fatte già 10 e si sono bruciati tutti, siccome non basta. Quando nomineranno il commissario farò un commento. Siccome la vicenda di maggio riguardava Luigi De Magistris, quello in cui la Cassazione ha deciso, la Cassazione ha detto che la competenza era del giudice ordinario perché si trattava di una lesione di un diritto soggettivo, e così come ha statuito la Cassazione io ho presentato ricorso davanti al giudice ordinario, quindi una procedura ordinaria che riguarda la posizione di Luigi De Magistris, che è la sua storia, la sua vicenda, le sue lotte e la sua sede di giustizia. De Luca è poi un'altra storia. Due risultati molto belli, segno che si può amministrare le città e candidarsi ad amministrarle anche in modo fortemente autonomo. Del resto nel 2011, quando io mi candidai a sindaco nella più grande città del Mezzogiorno, nelle più grandi d'Italia, nessuno pensava che si potesse vincere al di fuori del sistema e al di fuori dei partiti tradizionali. Adesso in tanti ci credono, io sono felice che nella città metropolitana di Napoli ci siano due sindaci come quello di Bacoli e di Quarto che hanno creduto in un'esperienza autonoma e con i quali, ovviamente anche insieme agli altri, mi farà piacere collaborare.